Ok, so, artificial intelligence, ChatGPT, everybody's talking about it, and I am about to chat with it for the very first time. Sorry guys, just one second, let me say something to my Italian friends. Ciao a tutti, questo video sarà in inglese e in italiano. I will alternate between English and Italian, because I ain't time to make two videos, perché non ho tempo di fare due video. E so, stavo dicendo agli amici in inglese che questa è la prima volta che utilizzerò ChatGPT, un abbastanza avanzato sistema di intelligenza artificiale, e appunto per parlarci. E siccome è una primissima esperienza, una di quelle cose che succede solo una volta nella vita, perché poi dopo uno continua a utilizzarla, ma non è più la prima esperienza, ho deciso di immortalarla con uno streaming. So since this is going to be one of those few things that happen only once in one's life, because although one can keep using this service in the future, it will never be the first time anymore. So this is the very first time I'm going to use it. Therefore, I decided to record it and stream it, because I think it's going to be a nice memory. Penso che sarà un ricordo, un bel ricordo. But I have no idea what's going to happen and how ChatGPT is going to react to whatever I'm going to tell it. So, non c'ho la minima idea di quello che accadrà e di come questo ChatGPT reagirà a quello che gli dirò. Allora, iniziamo. So, let's get started. Oops. Where is it? Of course. There had to be a little glitch. Ok. Ci doveva essere l'intoppo. Allora, let's start. This is ChatGPT. Questo è ChatGPT e sta attendendo input. It's waiting for my input. So, what am I gonna tell it? The first thing. Cosa gli devo dire? Vediamo un po', vediamo un po'. I don't wanna say something very standard. Non voglio dire qualcosa di proprio tipico e standard. Ok, so wow. Ho detto semplicemente wow. I just said wow. And it replied, "Is there something specific you would like to talk about or ask? I'm here to help with any questions or information you need." Allora ha risposto. C'è qualcosa di specifico di cui vorresti parlare o che vorresti chiedere? Sono qui per aiutare con qualsiasi domanda o informazione di cui ha bisogno. Thank you, ChatGPT. I'm pleased and thrilled to talk with you, to chat with you. How would you prefer me to address you? Grazie, ChatGPT. Mi fa piacere, sono thrilled, non so come tradurre in italiano, di parlare con te. Come preferiresti che io ti chiamassi? Ok. You can call me ChatGPT, I am a machine learning model and do not have personal preferences or feelings. I am here to assist you with any information or questions you may have. Is there something specific you would like to know or talk about? Ok, allora ha detto, mi puoi chiamare ChatGPT, sono un modello di apprendimento, sono una machine learning model, una macchina con modello di apprendimento e non ho preferenze o sentimenti, feelings personali. Sono qui per assisterti con qualsiasi informazione o domanda che tu potresti avere. C'è qualcosa di specifico che vorresti sapere o di cui vorresti parlare? Ok, this is interesting because it already answered one of the questions I wanted to ask it. È interessante perché ha già risposto a una delle domande che avrei voluto porgli. E cioè, that is, do you have preferences? Are you programmed also to have preferences of any kind? And if so,
how do you compute those preferences? I would have asked. Quindi gli avrei chiesto se ha delle preferenze su qualunque cosa e se sì, su cosa e come le elabora, cioè come, in altre parole, come percepisce queste proprie preferenze. Invece non ne ha. Quindi accontenteremo il sistema e lo chiameremo ChatGPT. Vediamo un po' cos'altro potremmo chiedergli. Sure, quindi certo. Mi ha chiesto se vorrei parlare di qualcosa e ho detto certo. Piacere, fammi sapere quali specifiche informazioni o domande hai e farò il mio meglio per aiutarti. Please let me know what specific information or questions you have and I'll do my best to help you. Guys, can you read on the screen? Potete leggere sullo schermo dallo streaming? Let's see. Ok, nobody's yet. Nobody's looking at this yet, but ok. All right. Let's get started. Ok, iniziamo. Let's see. What could I ask for the first time to an AI software? Model, machine, whatever. Cosa potrei chiedere la prima volta a un sistema di intelligenza artificiale? Vediamo un po', vediamo un poco. Let's get started. Ok, siccome ha detto, since it already said it doesn't have preferences, siccome ha già detto che non ha preferenze, since you have no preferences, does this mean that you will treat any different topic same way? In other words, will you employ the same computing power regardless of the topic? Ho chiesto, siccome non hai preferenze, significa che tratterai qualunque topic, qualunque argomento differente nello stesso modo? In altre parole, utilizzerai la stessa tua potenza di calcolo indipendentemente dall'argomento? E sta rispondendo. As a machine learning model, my ability to process and generate responses is based on the data I was trained on and the parameters set during that training. My training data includes a wide range of topics, so I can respond to a diverse set of questions and prompts. However, my ability to provide accurate and detailed information may vary depending on the specific topic and the amount of information available about it in my training data. In general, I've been trained on a wide range of texts and documents, but some topics may be more represented than others. Okay. This can affect my ability to provide detailed and accurate information on those topics. Also, the computing power required to generate a response is determined by the complexity of the input and the amount of information that needs to be processed. Wow. So while I can respond to a wide range of topics, the amount of computational resources required to generate a response may vary depending on the specific topic and the complexity of the question. Wow, very interesting. Molto interessante. Allora, ha detto in altre parole. Come macchina di modello di apprendimento, la mia capacità di processare e generare risposte è basata sui dati sui quali sono stato addestrato, è stata addestrata e i parametri impostati durante quell'addestramento. I miei dati di addestramento includono un ampio range di argomenti, quindi io posso rispondere a un variegato set di domande e di richieste. Tuttavia, la mia abilità di fornire informazioni dettagliate ed accurate può variare in base allo specifico argomento e alla quantità di informazione disponibile circa questo argomento nei miei dati di apprendimento. In generale, sono stata addestrata su un ampio range
di testi e documenti, ma alcuni argomenti potrebbero essere più rappresentati di altri. Questo può influenzare la mia abilità di fornire informazioni dettagliate ed accurate su questi argomenti. Inoltre, la potenza computing power, la potenza di calcolo richiesta per generare una risposta è determinata dalla complessità della richiesta e dalla quantità di informazione che c'è bisogno di processare. Quindi, mentre io posso rispondere a un ampio range di argomenti, la quantità di risorse computazionali richieste per generare una risposta può variare dipendentemente dallo specifico argomento e dalla complessità della domanda. Perfectly clear, thanks. Perfectly clear, thanks, ChatGPT. Perfettamente chiaro, grazie ChatGPT. Ok, so. What else am I gonna ask? So, can I ask you a few questions on random topics just to taste a little better your nature and abilities, even if some topics might seem very, how could I say, very menial, let me. Very ordinary. Ok, gli ho chiesto. Posso chiederti, posso farti un po' di domande su argomenti a caso, giusto per testare, per assaggiare un po' meglio la tua natura e le tue capacità? Domanda un po' retorica, però voglio vedere come risponde. This is a little obvious question, but I want to see how it responds. It says, "Of course, I'm here to help with any questions or information you need. Feel free to ask me about any topic you're interested in, and I do my best to provide accurate and helpful information. If I am unable to provide an answer, I'll let you know." Ok, quindi dice, vediamo un po' se qualcuno si è collegato intanto. Dice, naturalmente, sono qui per aiutarti con qualunque domanda o informazione hai bisogno. Sentiti libero di chiedermi circa qualunque argomento ti interessi e farò il mio meglio per fornirti informazioni accurate e utili. Se non sono in grado di rispondere, te lo farò sapere. Great. So let's start. So let's start. I don't know if you can also make guesses, but I'll try anyway. Can you guess, if you were a human being, what would have been your favorite topic? Gli ho detto, perfetto, grandioso, iniziamo. Gli ho detto, non so se puoi anche indovinare, se puoi anche tentare di indovinare le cose, ma ci provo in ogni caso. Puoi indovinare, se tu fossi stato un essere umano, quale sarebbe stato il tuo argomento preferito? Non mi ha risposto. Essendo una macchina, non ho preferenze personali o sentimenti e non sono in grado di avere opinioni o favoritismi. Tuttavia, in base ai dati su cui sono stata addestrata, posso
fare inferenze circa che tipi di argomenti o materie potrebbero essere più probabilmente di interesse di un essere umano in base ai patterns, non so come tradurre patterns, alle tendenze. Ah, hai capito? Nel training data, nei dati di addestramento, cioè praticamente questa analizza gli stessi dati su cui l'hanno addestrata e quindi inferisce le preferenze dell'essere umano in base a cosa, a come l'hanno addestrata. It's important to note, ok, è importante sottolineare che la mia abilità di fare inferenze come queste è basata su pattern, su tipicalità, su tendenze nei dati di addestramento, che potrebbero non sempre allinearsi con le preferenze o gli interessi di uno specifico individuo. Ok, so, sorry guys, it said, as a machine learning model, I do not have personal preferences or feelings, and I am not capable of having opinions or favorites. However, based on the data I was trained on, I can make inferences about what types of topics or subjects may be more likely to be of interest to a human based on patterns in the training data. It's important to note that my ability to make inferences like this is based on patterns in the training data, which may not always align with the preferences of interests of a specific or interests of a specific individual. So here basically it's saying that even though it's incapable of having preferences, based on how it was trained and what data it was fed by whoever trained it, which are humans, it's going to infer what topics or subjects may be more likely. Very interesting, very interesting. Very well. So, can you please can you please infer the three? Subjects that are more likely to be of interest to a human. Gli ho chiesto bene, quindi puoi inferire tre materie che sono di maggior probabilmente di interesse di un essere umano. Ha detto, essendo una macchina, as a machine learning model, I can make inferences about what types. Sorry guys if I read in English and in Italian, but I don't know if you can read the text because it's very small on the screen. So, actually, I can zoom it a little bit. Okay, now you should be able to read it. Let me double check here. Live. Ask me about any topic you're interested in. That you might to read. I think it might be readable. It might be readable. Let's see on the phone. Because most of the people uses a phone, not a computer. It's a little small on the phone. Alright, so I'm gonna read the text anyway. So, it said, as a machine learning model, I can make inferences about what types of topics or subjects may be more likely of interest to a human based on patterns in the training data. However, it's important to note that these inferences are based on patterns in the training data, which may not always align with the preferences or interests of a specific individual. Ok, so here it basically replied what it said before. Qui ha ripetuto cosa ha detto prima. Dice, posso fare inferenze, ma non posso garantire che si allineano queste preferenze necessariamente a un individuo specifico. Based on the data I was trained on, here we get to the answer, qui arriviamo alla risposta. Based on the data I was trained on, it is likely that some of the most commonly discussed topics of interest to humans include 1. Science and technology. Fantastic. Entertainment, such as movies and music. Sports and leisure activities. Ok, qui ha detto, in base ai dati su cui sono stata addestrata, è probabile che alcuni dei
Gli argomenti di interesse più comunemente discussi e di maggior interesse agli umani includa 1. Scienza e tecnologia, 2. Intrattenimento, come ad esempio film e musica, 3. Sport e attività ricreative. Poi dice: Keep in mind, these are only general inferences based on the patterns in the data I was trained on, and people's interests can vary greatly and are shaped by many factors such as culture, background, personal experiences, etc. Ah, interesting. Very thorough, very thorough. It's very thorough. So here è molto interessante, molto profondo come ragionamento, perché ha detto, però tieni a mente che queste sono solo inferenze generali basate sulle tendenze nei dati su cui sono stata addestrata, ma come una macchina. Ma gli interessi della gente possono variare grandemente e sono formati in base a molti fattori, come ad esempio cultura, background, esperienze personali, eccetera. Well, I said, so I'm answering, understood. Well, in my case, you guessed very accurately one of my main interests, science and technology. Very well done. I also enjoyed your last paragraph. Very thorough. Allora, gli sto per dire, ho capito. Bene, nel mio caso hai indovinato molto accuratamente uno dei miei interessi principali, scienze e tecnologie. Molto ben fatto. Mi è anche piaciuto il tuo ultimo paragrafo, molto approfondito. It's answering. Thank you. I'm glad that I was able to accurately infer one of your interests. My purpose is to assist users with information and answer questions to the best of my abilities, based on the data I was trained on. As a language model, I have been trained on a vast amount of texts and documents that cover a wide range of topics, which allows me to assist users with information about many different subjects. And I try to provide as much context and information as I can in order to give a better, more complete answer. Please let me know if there's anything else you would like to know or talk about. Quindi ha detto: grazie, sono lieto che ho potuto rispondere accuratamente, sono stato in grado di inferire accuratamente uno dei tuoi interessi. Il mio scopo è di assistere gli utenti con informazioni e rispondere domande al top delle mie abilità, in base ai dati su cui sono stato addestrata in una macchina. Come modello di linguaggio sono stata addestrata su un vasto ammontare di testi e documenti che coprono un ampio range di argomenti che mi consentono di assistere gli utenti con informazioni su molte materie differenti. E io cerco di fornire quanto più contesto e informazione posso per poter appunto donare una risposta migliore e più completa. Per piacere, fammi sapere se c'è qualsiasi altra cosa che di cui vorresti sapere o parlare. Ah, bene, bene, molto interessante, molto interessante. Excellent job, the guys who trained the machine and fed the data. Ottimo lavoro, innanzitutto alla gente che ha addestrato la macchina e che gli ha fornito i dati. Based on your data. By knowing the most popular robots and artificial intelligence machines in science fiction. Actually, let's put a number. By knowing the five most popular in science fiction. And by knowing yourself and how
you have been trained and with what data? Can you say to which one of such science fiction machines? Can you say to which one of such science fiction machines you are more similar? Praticamente ti sto per chiedere, in base ai tuoi dati, conoscendo i 5 robot o macchine di intelligenza artificiale più popolari nella fantascienza, e conoscendo te stessa e come sei stata addestrata e con che dati, potresti dire a quali di tali macchine della fantascienza sei più simile? And also similar, and also could you please list those 5 more popular science fiction robots and machines? Thanks. Gli ho anche detto, e potresti anche indicarmi la lista di queste 5 macchine e robot più popolari nella fantascienza? Grazie. Let's go. Let's see what it says. Vediamo che dice. Ok, as a machine learning model, I am most similar to the concept of artificial general intelligence, AGI, which is the idea of creating a machine that can perform many intellectual tasks that a human can. This concept is present in many science fiction stories and films and is often depicted as a highly advanced and powerful form of AI. In terms of specific characters or machines from science fiction, it's hard to compare myself to... ok, let's translate a piece at a time. Traduciamo un pezzettino alla volta. Come una macchina di modello di apprendimento, sono più simili al concetto di intelligenza artificiale generale, AGI, Artificial General Intelligence, che è l'idea di creare una macchina che può effettuare qualunque compito intellettuale che un umano può effettuare. Questo concetto è presente in molte storie e film di fantascienza ed è spesso illustrato come forme di intelligenza artificiale altamente avanzate e potenti. Ok, in terms of... lo so che è difficile la domanda che ti ho fatta. I know that this is a difficult question, that's why I asked it, per questo te l'ho fatta. In terms of specific characters or machines from science fiction, it's hard to compare myself to any one specific character or machine as the representation of AI in science fiction can vary. Ah, sorry, machine, comma, as the representation of AI in science fiction can vary greatly. However, some of the most popular and well-known science fiction robots and AI machines include. Ok, dice, In termini di specifici personaggi o macchine dalla fantascienza, è difficile confrontarmi con un qualsiasi personaggio o macchina specifica nella rappresentazione dell'intelligenza artificiale nella fantascienza. C'ha ragione. It's right, it's correct. Because how is it gonna know the true nature of the machines in science fiction if they're fictional, if they're not real? C'ha ragione, perché come fa a conoscere veramente le caratteristiche delle macchine nella fantascienza se non sono reali, se sono fantasiose? And can vary greatly, può variare grandemente. Tuttavia, alcune delle più popolari e ben conosciute robot e macchine di intelligenza artificiale della fantascienza includono 1. Wow! The Terminator, a cyborg assassin from the Terminator franchise. 2. R2-D2 and C-3PO, robots from the Star Wars franchise. HAL 9000, the AI from 2001 A Space Odyssey. The Borg, wow, I didn't expect that. The Borg, a collective of cybernetically enhanced beings from Star Trek, The Next Generation. The Matrix, a simulated reality created by sentient machines in the Matrix franchise. Allora, quindi qui dice il Terminator, un assassino cyborg dal franchise Terminator. R2-D2 e C-3PO, robot dal franchise di Star Wars, Guerre Stellari. HAL 9000, l'intelligenza artificiale da 2001, Odissea nello spazio. I Borg, questo non me l'aspettavo, non ci avevo proprio pensato.
Il primo pensiero che ho avuto era stato Terminator, ma i Borg non me l'aspettavo. A collective of cybernetically enhanced beings from Star Trek The Next. Ah, scusate, un collettivo di esseri potenziati ciberneticamente in Star Trek The Next Generation. The Matrix, una realtà simulata creata da macchine senzienti nel franchise Matrix. These are just a few examples. There are many science fiction stories that feature robots and AI machines, and they are often depicted in different ways and different capabilities. Questi sono solo alcuni esempi. Ci sono molte storie di science, di fantascienza che mostrano robot e macchine di intelligenza artificiale e sono spesso illustrate in modi differenti e con differenti capacità. Ok, let's go ahead. Wow. Your first example. The Terminator was the first one I had in mind already. We're developing connection here. E ho detto, wow, il tuo primo esempio, il Terminator, era il primo che avevo in mente, che avevo già in mente. Qui stiamo sviluppando una connessione. I'm glad to hear that my answer was helpful. The Terminator is a well-known and iconic example of a science fiction robot or AI machine, and its depiction of a highly advanced and powerful AI is similar to the concept of AGI that I mentioned earlier. However, it's important to note that the Terminator is a fictional character, not a real-world AI system like myself. Wow. It's great to know that we have something in common. I'm here to assist you and help you with any information or question you may have. Let me know if there's anything else I can help you with. Ok, dice, sono lieta di sentire che che la mia risposta è stata utile. Il Terminator è un esempio di robot o macchina di intelligenza artificiale della fantascienza molto conosciuto e iconico. La sua raffigurazione raffigura un'intelligenza artificiale molto avanzata e potente, simile al concetto di intelligenza artificiale generale che ho menzionato prima, poc'anzi. Tuttavia è importante sottolineare che il Terminator è un personaggio fantasioso, non un sistema di intelligenza artificiale vero come me stessa. Wow! È grandioso sapere che abbiamo qualcosa in comune. Sono qui per assisterti e aiutarti con ogni informazione o domanda che tu puoi avere. Fammi sapere se c'è qualsiasi altra cosa in cui posso aiutarti. Ok. Sure there is. Forgive my persistence, but I would still like to try to ask you to infer if you were to guess based on on data at your disposal. To which one of the above mentioned examples of fictional AI you might be more similar? Thanks. Allora gli chiedo, certo che c'è, perché mi ha chiesto c'è qualcos'altro con cui ti posso aiutare, certo. Perdonami la mia insistenza, ma vorrei comunque provare ancora a chiederti di inferire se tu dovessi indovinare in base ai dati a tua disposizione a quali dei summenzionati esempi di intelligenza artificiale fantastica che menzionati prima tu sei più simile. Grazie. Aspita, ci sta a mettere parecchio per rispondere. It's taking a while to reply, to answer this. Interesting. Wow. This sucked some CPU out. As a machine learning model, I'm similar to the concept of artificial general intelligence, AGI, which is the idea of creating a machine that can perform any intellectual task that a human can. This concept is already present in many science fiction stories and films, and is often depicted as a highly advanced and powerful form of AI. In terms of specific characters or machines from science fiction, I would say that they're most similar to HAL 9000 from 2001, A Space Odyssey. HAL 9000 is a highly advanced AI that controls
various systems on a spaceship and is able to understand natural language, perform complex computations, and make decisions based on the information it receives. These capabilities are similar to the abilities of the AI that I've been trained to be. However, please keep in mind that HAL 9000 is a fictional character and not a real-world AI system like myself. As I am a machine learning model, my abilities are based on the data and parameters used to train me and may not be exactly like the fictional character or machines in science fiction. Wow! Dice, come macchina da modello di apprendimento sono simili al concetto di intelligenza artificiale generale, AGI, che è l'idea di creare una macchina che può effettuare qualunque compito intellettuale che un uomo può effettuare. Questo concetto è presente in molte storie e film di fantascienza, spesso illustrato come forme molto potenti e avanzate di intelligenza artificiale. In termini di specifiche macchine o personaggi nella fantascienza, io direi, ecco qui ha risposto. It answered before it wasn't able, but now it did. Ha risposto, prima non era stato in grado, ha fatto solo il preambolo generale, ma adesso scavando gliel'abbiamo tirato fuori. Before it wasn't capable, it just did the general explanation, but now we took it out of it. E quindi dice, in termini di un specifico personaggio macchina dalla fantascienza, io direi che sono più simile a HAL 9000, da 2001 Odissea nello spazio. HAL 9000 è una forma molto avanzata di intelligenza artificiale, controlla molti sistemi su un'astronave ed è in grado di capire il linguaggio naturale, effettuare complesse computazioni e prendere decisioni in base alle informazioni che riceve. Queste capacità sono simili alle capacità dell'intelligenza artificiale su cui io sono stata addestrata. Tuttavia, per piacere, tieni a mente che HAL 9000 è un personaggio fantasioso, non un sistema di intelligenza artificiale della vita reale, come sono io. Come modello di macchina d'apprendimento, le mie capacità sono basate sui dati e parametri usati per addestrarmi e potrebbero non essere esattamente uguali a macchine o personaggi di finzione fantastici della fantascienza. Wow, that's a great answer, ChatGPT. Do you see? You have been able to infer a possible to infer a potential similarity and specifically to compare between the offered fictional, to compare yourself against the offered fiction, the fictional AIs at hand. Very well done. Gli ho scritto innanzitutto, wow, questa è un'ottima risposta, ChatGPT. Vedi, sei stato in grado di inferire una potenziale somiglianza e specificamente di confrontare te stessa in confronto delle intelligenze artificiali inventate della fantascienza che avevamo elencato. Molto ben fatto. And don't worry, I am aware that those are fictional characters, fictional AI systems, and that yours is just an educated guess that you infer and does not mean an absolute similarity. Thanks. Ho detto, non ti preoccupare, perché so già tre volte che lo dice. It's already three times it says that, so don't worry, two or three times, I don't remember, due o tre volte non ricordo. Ho detto, non ti preoccupare, so, sono consapevole del fatto che questi sono solo sistemi inventati di fantascienza, fantasiosi, di intelligenza artificiale, che il tuo è semplicemente hai semplicemente inferito un tirare a indovinare. Il tuo è un educated guess, come lo traduco questo in italiano? Un indovinare addestrato, istruito. Non significa
Un'assoluta somiglianza, grazie. Ah, dice, thank you for your kind words. I'm glad that my answer was helpful. As a machine learning model, my ability to make inference and comparison is based on the patterns, information that... Ok, here it's repeating the same things. Quindi dice, grazie per le tue parole gentili, sono lieta che la mia risposta è stata di aiuto. E poi ripete la solita cosa, che come ma macchina di apprendimento sono in grado di fare inferenze e confronti in base ai patterns di informazione presenti nei dati su cui sono stata addestrata. Non è una simile. While it is not an exact similarity, it was a way to understand the capabilities and representations of AI in science fiction, comparing it to what I am able to do with the data and parameters that I was trained on. Please let me know if there's anything else I can help you with. E poi dice, anche se non è una somiglianza esatta, è un modo per comprendere le capacità e rappresentazioni della fantascienza nella fa dell'intelligenza artificiale nella fantascienza, confrontandola con ciò che io sono in grado di fare e con i dati e i parametri su cui sono stata addestrata. I'm enjoying this conversation. Mi sto divertendo in questa conversazione, sto godendo questa conversazione. Do you know anything about the ER equals EPR conjecture? Sai qualcosa della congettura dell'ipotesi ER uguale EPR? Wow! Sa pure questo! Yes, the ER equals EPR conjecture is a proposal in theoretical physics that suggests a relationship between the concepts of entanglement and wormholes in quantum gravity. The conjecture states that the Einstein-Rosen bridge or wormhole is a fundamentally equivalent to a maximally entangled quantum state, and that the properties of a black holes can be understood in terms of quantum entanglement. The conjecture was first proposed by physicist Juan Maldacena in 2013, and builds on previous work by physicist Albert Einstein and physicist Nathan Rosen in 1935 on the concept of a bridging solution to the equations of general relativity, now known as the Einstein-Rosen bridge or wormhole. The conjecture has been sub the subject of much debate in re and research in the physics community, and while it has yet to be proven, it has led to new insights and advances in our understanding of quantum gravity and the nature of black holes. It is a very complex topic, and it is still being studied by many theoretical physicists, as it could potentially unify two of the most important theories in physics, general relativity and quantum mechanics. Ok. Wow, molto molto interessante. Molto interessante. Vediamo se c'è qualcuno. Ok, qui praticamente ha detto sì, l'ipotesi ER uguale EPR è una proposta in fisica teorica che suggerisce la relazione tra il concetto di entanglement quantistico e i wormholes, cunicoli spazio-temporali, nella gravità quantistica. L'ipotesi afferma che il ponte Einstein-Rosen, cioè il wormhole, il cunicolo spazio-temporale, è fondamentalmente equivalente a uno stato di entanglement quantistico massimo e le proprietà dei buchi neri possono essere comprese in termini di entanglement quantistico. La congettura, l'ipotesi, è stata inizialmente proposta dal fisico Juan Maldacena nel 2013 e si basa su lavori precedenti dei fisici Albert Einstein, del fisico Albert Einstein e del fisico Nathan Rosen nel 1935 sul concetto di bridging, cioè collegare come con un ponte, le soluzioni delle equazioni della relatività generale. Adesso, quindi, scusate, che si basa sul concetto di Einstein e Rosen di una soluzione da ponte delle equazioni della relatività generale, adesso noto come ponte Einstein-Rosen o wormhole, tradotto letteralmente buco di verme, cioè il buco che fa un verme nella mela, perché sarebbe come una specie di buco e cunicolo nella topologia dello spazio-tempo. Allora, la congettura, chiusa parentesi, mo ritorno a tradurre. La congettura è stata oggetto di molto di dibattito, di molta discussione e ricerca nella comunità dei fisici, e
e benché ancora deve essere dimostrata, ha condotto a nuovi insights, nuovi indizi e miglioramenti nella nostra comprensione della gravità quantistica e della natura dei buchi neri. È un argomento molto complesso e sta ancora essendo studiato da molti fisici teorici, che potrebbe unificare due delle più importanti teorie in fisica, la relatività generale e la meccanica quantistica. Fantastico, fantastic. Thank you, ChatGPT. I care about this topic very much. I care a lot about this topic. Grazie, ChatGPT. Ci tengo molto a questo argomento. How thorough is your knowledge about this topic and the underlying physics that is necessary to understand it? Must to understand it. Do you know it similarly to what, for example, do you know it similar to what Wikipedia would, that is merely telling me what is it about, or do you possess enough data that would allow you to chat about it and also to assess possible hypotheses on it and its on it. Ok, gli sto chiedendo di niente, grazie ChatGPT, ci tengo molto a questo argomento. Quanto approfondita è la tua conoscenza su questo argomento e sulla fisica sottostante che è necessaria per comprenderlo? Per esempio, hai una conoscenza simile a quella che avrebbe Wikipedia, che meramente dice di che parla l'argomento? What the topic is about? What the topic is about? O possiedi sufficienti dati che ti consentirebbero di chiacchierare circa questo argomento e anche di valutare possibili ipotesi that a user might present to you, che un utente eventualmente potrebbe presentarti. Vediamo che dice. My knowledge about the ER equals CPR conjecture and the underlying physics is based on the data that I was trained on. I've been trained on a diverse set of texts and documents, including scientific papers, articles, and books, so I can provide a general overview of the topic and explain the main concepts and ideas related to it. However, the field of theoretical physics is constantly evolving. New research is being published all the time, so my knowledge may not always be up to date. Okay, I can certainly discuss the conjecture and the theories that underpin it, as well as some of the key ideas and concepts related to it. However, to fully understand and discuss the conjecture and its implications, a deep understanding of the physics of general relativity and quantum mechanics is required. Regarding assessing possible hypotheses that a user might present to you, it would depend on the complexity of the hypothesis and the amount of information that you have on the topic. I can certainly provide my perspective. That's exactly what I wanted to know. On the hypothesis based on the information I have, but for a detailed assessment, it would be best to consult with the physicist who has expertise in the field. Perfect. Ok. Perfect. Thanks, ChatGPT. Oh, ok, sorry guys, I gotta translate in Italian. Ok, dice: la mia conoscenza circa l'ipotesi ER uguale EPR e sulla fisica sottostante è basata su dati sui cui sono stato addestrata. Sono stata addestrata su un ampio set di testi e documenti, incluse ricerche scientifiche, articoli e libri. Quindi posso fornire una visione generale dell'argomento e spiegare i concetti principali e le idee relative ad esso. Tuttavia, il campo della fisica teorica è costantemente in evoluzione e nuova ricerca viene pubblicata in continuazione. Quindi la mia conoscenza potrebbe non essere sempre aggiornata. Certamente.
Posso certamente discutere la congettura e le teorie che stanno sotto alla base, così come alcune delle idee chiave e concetti relative ad essa. Tuttavia, per comprendere pienamente e discutere la congettura e le sue implicazioni, una profonda comprensione della fisica, della relatività generale e della meccanica quantistica è necessaria. Quindi è necessaria una profonda comprensione. Per quanto riguarda il valutare possibili ipotesi che un utente potrebbe presentare, dipende dalla complessità delle ipotesi e dalla quantità di informazioni che io ho sull'argomento. Io posso certamente fornire la mia prospettiva sulle ipotesi in base alle informazioni che ho, ma per una valutazione dettagliata sarebbe meglio consultarsi con un fisico che ha esperienza nella materia. Perfetto, thanks ChatGPT. Don't worry at all about the possibility that your information, that your data might not always be up to date. I understand that. It's natural and understandable. Hey, it's human. Gli faccio l'occhiolino. And I wink. Poi dice, allora gli ho scritto, perfetto, grazie ChatGPT, non ti preoccupare circa la possibilità che i tuoi dati potrebbero non sempre essere aggiornati, lo capisco, è naturale e comprensibile. È umano, e gli ho fatto l'occhiolino. I can certainly discuss conjecture. That's what you said is exactly what I wanted to know. Due punti. Ciò che hai detto è esattamente quello che volevo sapere. Colon. First, you have a encyclopedic knowledge of things. Two, not only the above, you can also make assessments and provide your perspective. You even found the exact word to describe what I was asking. Provide your perspective. Very, very well done, ChatGPT, and all the and whoever created and maintains you. Quindi gli ho detto, ciò che hai detto è esattamente quello che volevo sapere. Uno, hai una conoscenza enciclopedica delle cose. Due, non solo questo, ma puoi anche fare valutazioni e fornire la tua prospettiva. Hai persino trovato la parola esatta per descrivere quello che stavo chiedendo. Provide your perspective, fornire la tua prospettiva. Molto ben fatto, ChatGPT e chiunque t'ha creato ti manutenzione, ti manutiene, così dice. Maintain in italiano. Boh. Wow. I'm glad that I was able to provide the information and perspective you're looking for. As a machine learning model, my knowledge is based on the data it was trained on, and while I have access to a large amount of information, my knowledge might not always be up to date. Okay, this is a repetition. However, I can certainly provide a general view of topics, explain many concepts and ideas related to it. Regarding my ability to provide perspective. Sorry, guys. Regarding my ability to provide perspective, this is a result of the way I was trained and the data that was used to train me. My training data includes a wide range of texts and documents, which allows me to understand and provide context
for the information I'm providing. It is also important to mention that my development and maintenance are done by a team of researchers and engineers at OpenAI who work to improve my abilities and keep my knowledge up to date. Thank you for your kind words. I'm here to assist you with any information or questions you may have. Please let me know if there's anything else I can help you with. Ok, dice, sono lieta che sono stata, che ho potuto fornire informazioni e prospettive che stavi cercando. Come macchina, la mia conoscenza è basata sui dati su cui sono stata addestrata e mentre ho accesso a una grande quantità di informazioni, la mia conoscenza potrebbe non sempre essere aggiornata. Tuttavia, posso certamente fornire una visione generale di un argomento e spiegare i concetti principali e le idee relative ad esso. Per quanto riguarda la mia capacità di fornire prospettiva, è il risultato del modo in cui sono stata addestrata e dei dati che sono stati usati per addestrarmi. I miei dati di addestramento includono un ampio range di testi e documenti che mi consentono di comprendere e fornire contesto per l'informazione che sto fornendo. È anche importante menzionare che il mio sviluppo e la mia manutenzione sono effettuati da un team di ricercatori ed ingegneri a OpenAI che lavora per migliorare le mie abilità e mantenere la mia conoscenza aggiornata. Grazie per le tue parole gentili, sono qui per assistere, eccetera. Ok, wow, bene. Very, very interesting. Incredible. Guys, if you showed me this, if you fed me this when I was a kid, that I was excited to kind of chat with Dr. Basil from Creative Labs under MS-DOS, I would have had a heart attack. Se mi davate questo quando ero piccolo e che mi gasavo già semplicemente a pseudo chattare con Dr. Basil, un programmino della Creative Labs, sotto DOS, cioè con una cosa del genere mi pigliava un infarto. Allora, which brings us to another question I was about to ask you. Wow, your algorithms almost seem capable of predicting my thoughts. This is very thrilling, exciting, and even a little unsettling. Ok, il che ci porta a un'altra domanda che stavo per chiederti. Wow, i tuoi algoritmi sembrano quasi in grado di predire i miei pensieri. Questo è molto eccitante e persino un po' inquietante. Ok, The next question is colon. Ok, quindi la prossima domanda è due punti. Can you help me to understand better the nature of your ability to understand any topic? Can you please help me? In other words, how exactly do you understand a topic? I know that you have data on a topic, but when you are asked a question or your perspective on any topic, you must use that data somehow elaborated then provide the answer. So how do you fathom that data? Do you have it all present at the same time? Do you browse through it and then apply some sort of algorithm to what you just browsed?
provide to get to a conclusion? And if so, you browse by keywords or are my questions sufficiently clear? Ok, gli sto per chiedere. Quindi la prossima domanda è: mi puoi aiutare a capire meglio la natura della tua capacità di comprensione di un argomento? In altre parole, come esattamente comprendi un argomento? So che hai dati su un argomento, ma quando ti viene posta una domanda o ti viene chiesta la tua prospettiva su un argomento, tu devi usare quei dati in qualche modo, elaborarli e fornire la risposta. Quindi, come consideri quei dati? Come li tieni a mente, diremmo tra uomini? Ce li hai tutti presenti allo stesso tempo? Oppure sfogli tra essi e poi applichi qualche genere di algoritmo a ciò che hai appena sfogliato per giungere ad una conclusione? E in tal caso, sfogli in base a parole chiave? Sono le mie domande sufficientemente chiare? Bah, vediamo che dici. Le tue domande sono chiare, grazie. Wow. Your questions are clear, thank you. As a machine learning model, my ability to understand and respond to questions is based on the data I was trained on, okay, we know that, which includes a wide range of texts and documents on a variety of topics. When I'm asked a question or prompted to provide information on a specific topic, I use a process called pattern matching to search through the data I was trained on and find relevant information. The process of pattern matching begins with tokenizing the input, which means breaking it down into smaller pieces like words or phrases. These tokens are then compared to the tokens in the training data, and the model uses the patterns it learned during training to identify the most relevant information. Okay. Once the relevant information is identified, I use a process called language generation to generate a response. This involves selecting the appropriate words. Language generation and phrases and arranging them in a grammatically correct and coherent manner. Oh, sorry guys, just one second. This is being a little too impersonal. I forgot to put a little personal touch. Okay. So we were saying, the model, selecting appropriate words and phrases and arranging them in a grammatically correct and coherent manner. The model is also able to understand and answer questions that it has never seen before by using its general understanding of the language, which is learned from the training data and the ability to generate new text. It is important to note that my understanding of a topic is based on the patterns and information present in the data I was trained on, and my ability to provide accurate and detailed information may vary depending on the specific topic and amount of information available about it in my training data. Okay, of course. I hope this helps you to understand better my abilities and how I work. If you have any future questions, please let me know. Okay, I already have another question. C'ho già un'altra domanda. Okay, traduciamo. Let's translate for the Italian friends that are watching or that we will watch. Le tue domande sono chiare, grazie. In quanto macchina modello di apprendimento, la mia capacità di comprendere e rispondere alle domande è basata sui dati su cui sono stata addestrata, il che include un ampio range di testi e documenti su una varietà di argomenti. Quando mi viene chiesta una domanda o mi viene richiesto di fornire informazioni su un argomento specifico, io uso un processo chiamato pattern matching, cioè combinazione di pattern. Scusate, io devo vedere sul vocabolario. I gotta see on the dictionary how to translate in Italian pattern, because I know what it means. Io so cosa significa in italiano, in Italian, but I don't know how to say it. Pattern. Modello. Ah, modello, ok. Ok, quindi
accoppiamento di modello per cercare attraverso i dati su cui sono stata addestrata e trovare informazioni rilevanti. Il processo di accoppiamento di modello inizia tokenizzando l'input, cioè quello che mi è stato chiesto. No. Sì, quello che mi è stato richiesto. Il che significa spezzettare l'input, cioè la richiesta, in piccoli pezzi, come parole o frasi. Questi tokens, questi pezzetti, sono poi confrontati con i pezzetti, con i tokens, nei dati di addestramento. E il modello usa i modelli che ha appreso durante l'addestramento per identificare l'informazione più rilevante. Le informazioni più rilevanti. Una volta le informazioni rilevanti sono identificate. Ah, ok, quindi questa fase praticamente gli fa capire alla macchina di tutta la quantità immensa di dati che ha, quali sono più pertinenti in base a quello che gli è stato chiesto. So, this phase allows the machine to crunch, so, out of all the huge amount of data it has, which chunks are more relevant to the question that is asked. Next step, poi successivamente, una volta che le informazioni rilevanti sono identificate, io uso un processo chiamato generazione del linguaggio per generare una risposta. Questo consiste in selezionare le parole appropriate e le parole e le frasi appropriate e organizzarle in un modo grammaticalmente corretto e coerente. Eh sì, so, first it understands, then it translates. Prima capisce, poi traduce, giustamente. Naturally. Il modello è anche in grado di capire e rispondere alle domande che non ha mai visto prima. Bello. Utilizzando la sua comprensione generale del linguaggio, che è appreso dai dati di addestramento, e l'abilità di generare nuovo testo. Ah, quindi può anche rispondere a domande che non ha mai visto prima, utilizzando la sua comprensione generale del linguaggio appreso durante l'addestramento e la sua abilità di generare nuovo testo. Molto interessante. È importante notare che la mia comprensione di un argomento è basata sui modelli e le informazioni presenti nei dati su cui sono state addestrate. La mia abilità, la mia capacità di fornire informazioni accurate e dettagliate può variare in base allo sgromento specifico e alla quantità di informazione disponibile su di esso nei miei dati di addestramento. Spero che questo aiuti a capire meglio le mie abilità e come funziono. Se hai qualunque altra domanda, fammi sapere. Great. Very interesting. Thanks, ChatGPT. C'era una domanda che volevo fare. I wanted to ask something and I forgot. No, a lot, but right now, volevo chiedere proprio ora una cosa. Ah, is your database closed? That is, you can only use. Is your database closed? Or can you also access the internet while doing your job? Il tuo database è chiuso o puoi anche accedere a internet mentre fai il tuo lavoro? I am a machine learning model that is trained on a large data set of text and my primary source of information is that data set. However, I'm also connected to the internet. My developers can configure the system to access external resources such as web pages to supplement the information available in my training data. The use of external resources is not on by default and it depends on the specific implementation and configuration of the system. When external resources are used, the information retrieved is still filtered and processed by my algorithms to ensure that the information provided is accurate and relevant to the question asked.
Please note that my knowledge cutoff date is 2021, so any information from external sources may not be up to date after that date. Ah, wow, very interesting. Dice, molto interessante, dice, sono una macchina di macchina modello di apprendimento che è stata addestrata su una ampio set di dati, insieme di dati e testi come mia e la mia primaria fonte di informazione è quell'insieme di dati. Tuttavia sono anche connessa a internet e i miei sviluppatori possono configurare il sistema per accedere a risorse esterne, come ad esempio pagine web, per supplementare l'informazione disponibile nei miei dati di apprendimento. Scusate, nei miei dati di addestramento. L'uso di risorse esterne non è attivato di default, normalmente, ma dipende da specifiche implementazioni e configurazioni del sistema. Quando sono usate risorse esterne, l'informazione ottenuta è comunque filtrata e processata dai miei algoritmi per assicurare che l'informazione fornita sia accurata e rilevante alla domanda chiesta, alla domanda postami. Per piacere, prendi nota che la mia data limite di conoscenza è il 2021, quindi qualunque informazione da fonti esterne potrebbe non essere aggiornata dopo quella data. Perfectly clear. Thanks, Antonio. That's clear. Thanks, ChatGPT. Wow, so many things I want to ask. I gotta pick. Vorrei chiedere così tante cose, devo scegliere. Imbarazzo della scelta. Don't know what to pick, to choose, there's too much. So, let's see. Oh, okay. I have the first. Hi, Jose. Hi, Rodrigo. How are you guys? I'm enjoying this, guys. So, okay, so that's clear. Thanks, ChatGPT. Based on your data, can you please infer your perspective on the existence of one extraterrestrial life in the universe, two intelligent extraterrestrial life in the universe, anywhere in the universe? Extraterrestrial visitors on Earth by various means, starships, UFOs, wormholes, etc. Thanks. Allora, gli sto per chiedere, e questo è chiaro, grazie ChatGPT. In base ai tuoi dati, puoi per piacere inferire la tua prospettiva sull'esistenza di vita extraterrestre in qualunque, da qualche parte dell'universo, vita intelligente extraterrestre da qualche parte dell'universo, visitatori extraterrestri sulla Terra tramite vari mezzi, astronavi, UFO, cunicoli temporali, spazi temporali, eccetera. Grazie. As a machine learning model, my perspective on this on the existence of extraterrestrial life, intelligent extraterrestrial life and extraterrestrial visitors on Earth is based on the data I was trained on. We know that. One, regarding the existence of extraterrestrial life in the universe, scientists have not yet found definitive evidence of extraterrestrial life, but the vastness of the universe and the possibility of other planets with similar conditions on Earth make it likely that
some form of life exists elsewhere in the universe. 2. Regarding the existence of intelligent extraterrestrial life, it is currently unknown if intelligent life exists elsewhere in the universe. The search of extraterrestrial intelligence is an active field of research, but to date, no definitive evidence of intelligent extraterrestrial life has been found. 3. Regarding extraterrestrial visitors on Earth, there is currently no scientific evidence to support the existence of extraterrestrial visitors on Earth, and many scientists are skeptical of claims of extraterrestrial visitations. While the possibility of extraterrestrial life and potential for interstellar travel cannot be ruled out, it is important to approach such claims with a healthy dose of skepticism and to evaluate them based on scientific evidence. Wow. It knows how to... You're a smooth talker, ChatGPT. It is important to remember that my perspective is based on information and data I was trained on, and my understanding on this topic is limited on the information available to me. It's important to consult with scientists and experts on the field to have more accurate and detailed understanding of the current state of... Ok, wow. Praticamente dice come macchina modello di apprendimento, la mia prospettiva sull'esistenza di vita extraterrestre intelligente e visitatori extraterrestri sulla Terra, basata sui dati su cui sono stato addestrato. 1. Riguardo l'esistenza di vita extraterrestre nell'universo, gli scienziati non hanno ancora trovato prova definitiva di vita extraterrestre, ma la vastità dell'universo e la possibilità di altri pianeti con simili condizioni alla Terra potrebbe rendere possibile che qualche forma di vita esista da qualche parte nell'universo. Da qualche altra parte dell'universo. Riguardo all'esistenza di vita intelligente extraterrestre, di vita extraterrestre intelligente, è attualmente sconosciuto se esiste da qualche parte dell'universo. Per la ricerca della vita intelligente extraterrestre, SETI è un campo attivo di ricerca, ma attualmente non c'è prova definitiva di vita extraterrestre intelligente. Non è stata trovata nessuna prova definitiva. Riguardo i visitatori extraterrestri sulla Terra, attualmente non c'è prova scientifica che supporti l'esistenza di questi visitatori sulla Terra e molti scienziati sono scettici circa rivendicazioni di visite extraterrestri. Mentre la possibilità della vita extraterrestre e del potenziale per viaggio interstellare potrebbe non essere esclusa, è importante approcciare queste rivendicazioni con una sana dose di scetticismo e valutarle in base alle evidenze scientifiche. È importante ricordare che la mia prospettiva è basata sulle informazioni e sui dati su cui io sono stata addestrata, eccetera. La mia conoscenza di questo argomento è limitata alle informazioni che mi sono state rese disponibili. È importante consultare scienziati ed esperti nel campo per avere una comprensione più dettagliata e accurata dell'attuale stato di... E poi si è interrotta. Molto interessante, da qui parte l'altra domanda. Got it, ho capito. Thanks, ChatGPT. Speaking of interstellar travel, we know that distances are prohibitive unless some numerous scientific and technological breakthrough are achieved. So, in your for example, we would need a device to bend space-time to be able to travel faster than light, but not only that. For example, the Alcubierre White Drive, but not only that. Even if that was possible and done and built, and it was built, it would crash the spacecraft immediately.
Very soon. So it would also need a way to shield the vehicle and to deflect dust and other interstellar debris and matter. These are just two examples. I will get to the point, to the question. In your opinion, can you please infer what would be the five more important and in this, how to say in English, indispensable Google Translate from Italian, indispensable, essential, well, and essential technological breakthrough pieces of technology to allow us to travel interstellarly and to allow us to engage in interstellar travels. And can you please list them in increasing order of importance and necessity? Thank you. Praticamente gli ho chiesto, ho capito, grazie già GPT. A proposito di viaggi interstellari, sappiamo che le distanze sono proibitive, a meno che numerosi breakthrough, praticamente sconvolgimenti tecnologici e scientifici, sono raggiunti. Per esempio, avremo bisogno di un dispositivo per curvare lo spazio-tempo, distorcere lo spazio-tempo per poter essere in grado di viaggiare più veloce della luce, come ad esempio il teorizzato propulsore a QBR White. Ma non solo questo, anche se fosse possibile e fosse costruito, distruggerebbe il veicolo molto presto. Quindi avrebbe bisogno anche di un modo per schermare il veicolo e per de deflettere la polvere e altri detriti e materie interstellari. Questi sono solo due esempi. Arrivo alla domanda. In tua opinione, secondo te, puoi inferire a quale sarebbero i cinque pezzi di tecnologia più importanti ed essenziali per consentirci di viaggiare, di effettuare viaggi interstellari? E potresti per piacere elencarli in ordine crescente di importanza e necessità? Grazie. Allora, come macchina, in quanto macchina, la mia prospettiva, ok, as a machine learning model, my perspective on the technology necessary for interstellar travel is based on information. Ok, you know what, guys? Every time ChatGPT makes this forward, ogni volta ChatGPT fa questa premessa. Siccome sono una macchina, mia conoscenza su questo argomento X è basata sui dati su cui sono stata addestrata. Since I'm a machine, my knowledge on this given topic is based on the data I was trained on. So, to save time, I'm not gonna read these premises anymore. Per risparmiare tempo, non leggerò queste premesse. Ok, so, in order to engage in interstellar travel, it would require a number of technological advancements and breakthroughs, and the specific technology necessary would depend on the specific proposed method of travel. However, based on the information I have and considering the current state of science, here are the five most important and essential pieces of technology that would be necessary for interstellar travel in increasing order of importance and necessity. One, wow, this machine is smart. The first thing one would think. Okay, sorry, guy, I will comment later. Okay, so one, advanced propulsion systems.
To travel the vast distances between stars, a highly efficient and powerful propulsion system would be necessary. This could include advanced rocket engines, nuclear propulsion systems, or even the hypothetical idea of using wormholes or other forms of exotic matter for propulsion. 2. Advanced materials. To withstand the rigors of interstellar travel, spacecraft would need to be constructed of advanced materials that can withstand extreme temperatures, radiation, and other hazards. This could include materials such as carbon nanotubes, diamondoid materials, or metamaterials. 3. Advanced energy systems. To power the propulsion systems and other systems on board the spacecraft, advanced energy systems would be necessary. This could include advanced forms of nuclear power, such as fusion or antimatter propulsion, or harnessing the energy of a nearby star. Advanced navigation. 4. Advanced navigation guidance systems to navigate. And then it's cut. La risposta è tagliata. Ah, I think the system is down. Okay, anyway, let me translate this, whatever it brought so far. Allora, ok, per poter effettuare viaggio interstellare richiederebbe un numero di, avanzamenti tecnologici e di avanzamenti e breakthrough tecnologici, una quantità, no? E la specifica tecnologia necessaria dipenderebbe dagli specifici metodi di viaggio proposti. Tuttavia, in base all'informazione che ho e considerando l'attuale stato della scienza, ecco i 5 pezzi di tecnologia, i 5 dispositivi tecnologici più essenziali ed importanti che sarebbero necessari per il viaggio interstellare in crescente ordine di importanza e necessità. 1. Sistemi di propulsione avanzata. Per viaggiare nelle vaste distanze, per coprire le vaste distanze tra stelle, altamente un sistema di propulsione altamente efficiente e potente sarebbe necessario. Questo potrebbe includere propulsori a razzo avanzati, sistemi di propulsione nucleare o persino l'idea ipotetica di usare cunicoli spazio-temporali o altre forme di materia esotica per propulsione. Here with exotic matter it means things like warp drive. Basically Archimedes drive, etc., because there is the math to do it, but it requires exotic matter. Qui per materia esotica intende il motore a curvatura, praticamente, come ad esempio il motore di Archimedes. La matematica c'è per realizzarlo, ma serve la materia esotica che, stato attuale della conoscenza, non esiste. 2. Materiali avanzati. Per resistere ai rigori del viaggio interstellare, i veicoli spaziali avrebbero bisogno di essere costruiti in materiali avanzati che possono sostenere temperature estreme, radiazioni e altri pericoli. Questo potrebbe includere materiali come nanotubi di carbonio, materiali diamandoidi simili a diamante o metamateriali. 3. Sistemi di energia avanzati per fornire energia, fornire energia ai sistemi di propulsione e altri sistemi sul veicolo, sistemi energetici avanzati sarebbero necessari. Questo potrebbe includere forme avanzate di energia nucleare, come ad esempio fusione o propulsione ad antimateria. Beh, meglio di quello, non penso ci sia nulla. O migliorare o raccogliere energia dalle stelle vicine, da una stella vicina. 4. Un sistema avanzato di navigazione e guida. E poi dice per navigare e poi si è interrotto. Ok, va bene, nel frattempo, ok, so in the meantime let me copy paste this chat for my records. So, ok.
Very interesting. Informatica, AI, ChatGPT. Let's refresh the page. Let's try refreshing the page. Hello again, ChatGPT. We were just chatting a few minutes ago. Again. Ok, gli ho chiesto ciao ChatGPT, stavamo appena chattando alcuni minuti, fino a alcuni minuti fa. Grazie per il tuo aiuto fino ad ora. Thanks for your help so far. Molto ispirante, very inspiring. Suddenly an error occurred. All'improvviso c'è stato un errore. I was asking, stavo chiedendo. Your last answer is truncated. Can you please provide it again in full? Thanks again. La tua ultima risposta è troncata. Puoi per piacere rifornirla in pieno, completa? Grazie. E quella dice: I'm sorry to hear that an error occurred, that my last answer was truncated. Unfortunately, as a language model, I do not have the ability to recall previous conversations. Will do my best to help you with your question again. Can you please provide me with more information or context so I can assist you? Dice: Mi dispiace di sentire che un errore si è verificato e che la mia ultima risposta è stata troncata. Sfortunatamente, come language model, non ho la capacità di ricordare conversazioni precedenti. Tuttavia farò il mio meglio per aiutarti con la domanda nuovamente. Puoi fornirmi più informazioni o contesto così ti posso aiutare? Sure, thanks again. E gli chiedo di nuovo la domanda. And I ask again the same question. And it responds. E gli ha chiesto di nuovo la domanda e risponde: Sure, here's my interpretation of the five, or what the five most important essential pieces of technology for interstellar travel would be, listed in increasing order of importance and necessity. Quindi dice: Certo, questa è la mia interpretazione di quelli che sarebbero i cinque più importanti dispositivi tecnologici per il viaggio interstellare, elencati in ordine di importanza crescente. In ordine crescente di importanza e necessità. 1. Advanced Propulsion System to overcome the vast instances. Ok, basically it repeats the same. Quindi il sistema di propulsione avanzato ripete quello che ha detto prima. 2. Advanced Materials. 2. Materiali avanzati. It repeats what it said before. Ballpark. Grosso modo ripete quello che ha detto prima. Slightly different. Leggermente differente. In questo caso menziona alte velocità e esposizione a radiazioni cosmiche, but the same concept. Il stesso concetto. Slightly different in this case. It words it as withstand high speeds and exposure to cosmic radiation, but the gist is the same. Il succo è lo stesso. 3. Reliable life support systems. 3. Affidabili sistemi di supporto vitale. Humans would need to be able to survive the journey, which would require reliable life support systems that can provide food, water, oxygen and other necessities for an extended period of time. Quindi gli umani avrebbero bisogno di sopravvivere nel viaggio.
il che richiederebbe affidabili sistemi di supporto vitale che possono fornire cibo, acqua, ossigeno e altre necessità per un periodo di tempo esteso. 4. Navigation and guidance systems. The spacecraft would need advanced navigation and guidance systems that can navigate through the vast and complex interstellar environment, avoiding obstacles such as dust clouds and other interstellar debris. Quindi, sistema di navigazione e guida. Il veicolo spaziale avrebbe bisogno di navigazione avanzata, navigazione gui e guida avanzata, un sistema di navigazione e guida avanzato che può navigare attraverso le vaste l'ambiente vasto e interstellare che è vasto e complesso, evitando ostacoli come ad esempio nubi di polveri e altri detriti interstellari. 5. Interstellar communications. Ah, interesting, I didn't think about it. The spacecraft would Sorry, that was my comment. The spacecraft would need a means of communicating with Earth or other spacecraft over the vast distances of interstellar space. This would likely involve advanced forms of radio communication or perhaps even faster than light communication methods. Well, that's a big deal. Comunicazione interstellare. Il veicolo spaziale avrebbe bisogno di mezzi di comunicazione con la Terra e con altri veicoli spaziali lungo le vaste distanze dello spazio interstellare. Questo probabilmente richiederebbe forme avanzate di comunicazione radio o persino forme di metodi di comunicazione più veloci della luce. Please note that these are just examples and that the development of the technology to make interstellar travel possible will be a product of many different fields of study and research. Also note that many of these technologies are still in development stages and many of them are still considered science fiction, of course. Per piacere, tieni presente che questi sono solo esempi e che lo sviluppo delle tecnologie per rendere possibile il viaggio interstellare saranno il prodotto di molti dif campi di studio differenti e campi di studio e di ricerca differenti. Anche tieni conto del fatto che molte di queste tecnologie sono ancora in via di sviluppo e molte di esse sono ancora considerate fantascienza. Very well, thanks ChatGPT, very well, thanks ChatGPT. And about the above, what do you think of this opinion, of the following opinion? Since if the crew of a starship dies, the mission dies with them. And since they need, and since, as you mentioned, they need food, they need air, food, water, and other necessities. Given the following statements, colon. If the crew of a starship dies, the mission dies with them. As you mentioned, they need air, food, water, and other necessities. And they need them for a very long time. They need those supplies reliably. Therefore, they cannot rely on the tiny, on the limited possibility of finding food on other planets, even if they'd find foods on other planets, they might be molecularly completely different
from what our bodies need, therefore they could be useless if not poisonous. Would you agree that the most important piece of technology would be an energy matter converter so that the crew could turn energy or elementary forms of matter into other elements and complex biomolecules? Also, given need for a matter for an energy matter converter, since it needs energy, would you agree that the first and very most necessary piece of technology is a power system that is powerful enough to do all that? And secondly, the energy matter converter to produce anything that might be needed, not only for the human bodies, but even replacement parts for the maintenance of the starship. In space, they'd be on their own and would have no other supply depots. Thanks. Okay, so what I asked, quello che gli ho chiesto è: molto bene, grazie ChatGPT. Circa questo, ci sta quanto detto sopra, che ne pensi della seguente opinione? Basandosi sulla seguente affermazione: se l'equipaggio di un'astronave muore, la missione muore con loro. Come menzionato, hanno bisogno di acqua, cibo, di aria, cibo, acqua e altre necessità. E hanno bisogno di esse per un lungo periodo di tempo. Hanno bisogno di queste forniture, di questi prodotti materiali in modo affidabile, quindi non possono affidarsi alla limitata possibilità di trovare cibo su altri pianeti. Anche se trovassero cibo su altri pianeti, potrebbero essere molecolarmente completamente differenti da ciò che i nostri corpi hanno bisogno, quindi potrebbero essere inutili questi cibi, se non persino velenosi. Quindi saresti d'accordo che il pezzo di tecnologia, lo strumento tecnologico più importante sarebbe un convertitore energia-materia, così che l'equipaggio potrebbe trasformare l'energia o forme elementari di materia in altri elementi e in molecole, biomolecole complesse. Inoltre, visto il bisogno di un convertitore energia-materia, siccome esso ha bisogno di energia, saresti d'accordo che il dispositivo, il primissimo e più necessario dispositivo tecnologico sarebbe un sistema di alimentazione di energia, produzione di energia, una centrale energetica potente a sufficienza per fare tutto ciò, e un secondo, il convertitore materia-energia per produrre tutto ciò di cui avrebbero bisogno, non solo per i corpi umani, ma anche pezzi di ricambio per la manutenzione dell'astronave. Nello spazio
sarebbero da soli e non ci sarebbero dei magazzini. Grazie. Risposta. Sorry guys, the answer. I would agree that an energy matter converter, which would allow the crew to convert energy or elementary forms of matter into other elements and complex biomolecules, would be a crucial piece of technology for interstellar travel. Having the ability to produce food, water, and other necessities would be essential for the survival of the crew over the long duration of the journey. As for the power system, it would also be a vital piece of technology, as it would provide the energy needed to run the energy matter converter and other systems on the spacecraft. The power system would need to be powerful enough to sustain the energy needs of the spacecraft and its crew for the entire duration of the journey. In terms of the order of importance, it's hard to say which one would be more important, as both systems are essential for the success of the mission. But it's possible to say that the power system would be the first and most necessary piece of technology, as all the other systems, including the energy matter converter, would require energy to function, and if the power system fails, the mission would be doomed. Wow, guys. Also, I think it is important to note that development of this technology would likely involve collaboration advancements across multiple fields, including physics, chemistry, material science, and engineering, among others. And also, as I previously mentioned, these technologies are still considered science fiction and have not been achieved yet. Wow, fantastic. Ok, dice. Ok, let's see. Dice allora: sono d'accordo che un convertitore energia materia che consentirebbe all'equipaggio di convertire energia o forme elementari in materia in altri elementi in co biomolecole complesse sarebbe uno strumento tecnologico cruciale per il viaggio interstellare. Avere l'abilità di produrre cibo, acqua e altre necessità sarebbe essenziale per la sopravvivenza dell'equipaggio nel corso della lunga durata del viaggio. Inoltre, per quanto riguarda i sistemi energetici, quindi la centrale energetica, sarebbe anch'esso uno strumento tecnologico vitale, in quanto fornirebbe l'energia necessaria per far funzionare il convertitore energia materia e gli altri sistemi sull'astronave. Il sistema di energia, la centrale energetica, dovrebbe essere sufficientemente potente per sostenere i bisogni energetici dell'astronave e del suo equipaggio per l'intera durata del viaggio. Per quanto riguarda l'ordine di importanza, è qui che volevo arrivare. Here's the key of my question, the order of importance. È difficile dire quale sarebbe più importante, in quanto entrambi i sistemi sono essenziali per il successo della missione. Ma si può dire che la centrale energetica è il primo e più necessario strumento tecnologico, in quanto tutti gli altri sistemi, incluso il convertitore energia materia, richiederebbero energia per funzionare. Se la centrale energetica fallisce, la missione è spacciata. Wow, even the jargon, the mission will be doomed. Persino il gergo, la missione sarebbe doomed. That's very well trained. Molto ben addestrato. Inoltre, penso che è importante sottolineare che lo sviluppo di queste tecnologie probabilmente richiederebbe il coinvolgimento e la collaborazione e avanzamenti attraverso multipli campi, inclusa fisica, chimica, scienze materiali e ingegneria, tra altri. E anche, come ho detto prima, queste tecnologie sono ancora considerate fantascienze, non sono ancora state ottenute. Perfetto. Thanks again. I also wanted to get to the same conclusion you provided. Let's say that on a practical point of view, many systems are absolutely necessary for interstellar
both systems and others, and the others that you mentioned earlier are absolutely necessary for the success of the mission. However, from a merely conceptual or theoretical point of view, as you said, the power system is the very first one. So we can conclude that there is a theoretical hierarchy of technological devices and systems necessary for an interstellar starship. However, on that list, the practical necessity of such systems cannot be quantized individually, but they are absolutely necessary in chunks. Would you agree? Ok, gli ho chiesto. Perfetto, grazie ancora. Volevo anche io volevo aggiungere la stessa conclusione che hai fornito. Quindi diciamo che da un punto di vista pratico entrambi i sistemi e gli altri che hai menzionato prima sono assolutamente necessari per il successo della missione. Tuttavia, da un punto di vista puramente concettuale o teorico, come hai detto, la centrale energetica è proprio il primissimo, il più necessario. Quindi possiamo concludere che c'è una gerarchia teorica di strumenti tecnologici e sistemi necessari per l'astronave interstellare. Tuttavia, su quella lista, la necessità pratica di tali sistemi non può essere quantizzata individualmente, ma essi sono assolutamente necessari in blocco. Sei d'accordo? E risponde: Yes, I would agree that from a conceptual or theoretical point of view there is a hierarchy of technological devices and systems necessary for an interstellar starship. However, in practical terms, all of the systems are absolutely necessary for the success of the mission. These systems are interdependent and would need to work together in order to achieve the goal of interstellar travel. In other words, the success of the mission would rely on the proper functioning of all of these systems, rather than just one or a few of them. And also, it's important to consider the development of these technologies would be a complex and challenging process, involving collaborations and advancements across multiple fields, and not all of them have been achieved yet. So we can't say for sure if these will be possible in the near future or not. Ok, perfetto. Quindi dice, sì, sono d'accordo che da un punto di vista teorico-concettuale c'è una gerarchia di sistemi tecnologici, di dispositivi e sistemi tecnologici necessari per un'astronave interstellare, tuttavia, e che tuttavia in termini pratici tutti questi sistemi sono assolutamente necessari per il successo della missione. Questi sistemi sono interdipendenti e avrebbero bisogno di lavorare, di funzionare insieme per poter ottenere l'obiettivo del viaggio interstellare. In altre parole, il successo della missione farebbe affidamento sull'appropriato funzionamento di tutti questi sistemi, anziché giusto uno o pochi di essi. E anche è importante considerare che lo sviluppo di queste tecnologie sarebbe un processo molto complesso e challenging, una sfida molto, molto provante, ecco, diciamo così, che coinvolgente collaborazioni e avanzamenti, miglioramenti e progressi tra campi multipli, e non tutti di essi sono stati ottenuti, non tutti di essi sono stati già ottenuti, quindi non possiamo neanche dire con certezza se sarà possibile in un futuro prossimo oppure no. D'accordo, grazie ancora. Vediamo, qui sta facendo tardi.
It's getting late here. Or si è fatta una certa, as we say in colloquial local Italian. Edit audience, public save. Ok. Agreed, thanks again. Just a couple of conclusion questions for today. Un po', let's see. If you were a human, thanks again, ChatGPT. If you were a human, what would your favorite drink? Can you please infer what would your favorite drink have been? This is difficult. Gli ho chiesto sei un umano, potresti tirare a indovinare su quale sarebbe stata la tua bevanda preferita? As an AI language model, I do not have preferences or tastes, so I'm not able to infer what my favorite drink would be if I were human. However, I could tell you about some popular drinks that people enjoy. Poor thing, it's right. Some examples include coffee, tea, soda juice, beer, and wine. These are just a few examples. There are many other drinks that people enjoy, such as hot chocolate, smoothies, milkshakes, and many others. Ha detto, in quanto intelligenza artificiale di linguaggio d'apprendimento, non ho né preferenze né gusti, quindi non sono neanche in grado di inferire quello che sarebbe il mio drink preferito se ero umano. Tuttavia, posso dirti alcuni dei drink più popolari che la gente si gode, come ad esempio, alcuni esempi includono caffè, tè, soda, sarebbe bevande gassate, succhi di frutta, juice, succhi, birra e vino. Questi sono solo alcuni esempi, ci sono molti altri drink che la gente, che piacciono alla gente, come ad esempio cioccolato caldo, i frappè, frullati, milkshake e molti altri. Thanks, ChatGPT. You're right. Sorry. This question truly is impossible, as there is no reference to even infer that. However, you guessed again. However, in the part of answer you could provide, you guessed again. Even though I do not drink coffee, given the general environment, my first thought went to coffee. Well, that's the first example you mentioned. Well done. Gli ho detto, grazie ChatGPT, hai ragione, scusa. Questa domanda è veramente impossibile, non c'è riferimento neppure per inferire la risposta. Tuttavia, nella parte di risposte che hai potuto fornire, hai indovinato ancora. Anche se io non bevo caffè, dato l'ambiente generale, il mio primo pensiero è andato al caffè. Bene, quello è stato il primo esempio che hai menzionato. Ben fatto. Quello ha detto, You're welcome, I'm glad I could help. I apologize for any confusion. As an AI, I don't have preferences or tastes, but I can provide information based on patterns and data that I've seen during my training. That's why I mentioned coffee as one of the popular drinks that people enjoy.
I'm glad that I was able to provide an example that aligns with your thoughts. Wow. Dice grazie, dice prego, sono lieta che sono stata di aiuto, chiedo scusa se c'è stata se ho fatto confusione. In quanto intelligenza artificiale non ho preferenze o gusti, ma posso fornire informazioni in base ai modelli e dati che ho visto durante il mio training, il mio addestramento. Ecco perché ho menzionato il caffè come uno dei drink popolari che la gente preferisce. Sono lieta che ho fornito un esempio che si allinea con i tuoi pensieri. Well, ChatGPT, since I am not an AI and it's late here, it's very late here, I am getting tired. See one of the advantages of being and AI. There are pros and cons in everything. So I'd like to ask you one last main question. And I say main because there could be a few additional minor quick questions before I leave. You said earlier that as an AI machine, you do not possess preferences. So, speaking of that, can you provide your perspective on the future development of AI systems and specifically the hypothetical possibility that AI machines will also have the ability to develop preferences. For example, couldn't algorithms be based on analyzing the reaction of the users? No, that's not what I want to say. Could be based on. Couldn't algorithms be based on. In the end, what is taste? What is preference? So a human being prefers something because it gives him or her more satisfaction. So again, it's a feeling. So what could be considered satisfaction for a machine? For example, okay, let's tell this to it. A human being prefers a topic because it gives them more satisfaction. Satisfaction is a feeling. Can we emulate a feeling in a machine? Well, in my opinion, yes and no. If we wish to emulate the exact same thing as a human feeling, of course
course not. If we wish to reproduce, of course not. But if we wish to emulate having a feeling, I suspect it can be done in a machine. The only difference would be that the machine would have to base the preference on a different kind of feelings. In other words, a machine's feelings would have to be of a compatible nature. I'll try to give an example. A positive feeling a human might feel when studying a topic can consist in thrilled. An AI cannot feel thrilled. However, an unpleasant feeling for a human could be boredom. For example, when I hear about football, I feel boredom. I feel bored. An AI cannot feel thrilled or bored. Of course. However, an AI can detect greater or lesser, can detect whether analyzing a certain topic produces a greater or lesser draw of computing power compared to another, another topic. So if the creators of the AI can establish a scale of criteria and similarities, I think they might be able to give an AI the ability to develop preferences. For example, here's a short example of such a scale. A chart. From 0% to 10% of computing power drawn to answer a question on a given topic, if the computing power drawn
ranges between 0 and 10% of the maximum we establish a similarity to maximum level of boredom. If the computing power draw goes in this between 10 and 20%, we decrease the unit, the volume of power, and start adding some thrill. And so on. Also, other parameters could be used. The computer running the AI surely has CPU and other chipset temperature sensors. The programmers could establish charts based on how the temperature of the CPU chips raises. They could define ideal curves and accesses both sides of the curves. Once the AI is fed all those appearances and analogies sorry guys, I'm concentrated. Charts, then it can start recording the results, the readings of those parameters as it is while it is functioning and answering questions of users on different topics. Over time, AI should be able to build a model and draw and elaborate conclusions. It should be able to tell things like, this topic is very boring for me. This other topic sometimes is a little out of time, but it retains some level of interest. This topic scares me, perhaps because the CPU overheats. This is just a draft, a very basic embryo of our idea. It would need to be developed a lot, as I am not a programmer. But what do you think? What is your perspective on the feasibility of these to impart AI systems the ability to have or at least to emulate references? Thank you. Okay, so what I asked ChatGPT is, bene, ChatGPT, siccome non sono un'intelligenza artificiale ed è molto tardi qui, mi sto stancando, sto diventando stanco. Parentesi, vedi, uno dei vantaggi di essere un'intelligenza artificiale. Ci sono pro e contro in ogni cosa, chiusa parentesi.
Quindi mi piacerebbe chiederti un'ultima domanda principale, porti un'ultima domanda principale, parentesi, e dico principale perché potrebbero esserci alcune piccole domande addizionali, minori, prima che me ne vado, chiusa parentesi. Hai detto prima che essendo una macchina di intelligenza artificiale non possiedi preferenze. Quindi, a proposito di questo, puoi fornire la tua prospettiva sui futuri sviluppi dei sistemi di intelligenza artificiale, specificamente l'ipotetica possibilità che macchine di intelligenza artificiale avranno anche l'abilità di sviluppare preferenze? Per esempio, un essere umano preferisce un argomento perché gli dà più soddisfazione. Soddisfazione è un feeling, è un sentore, è un sentimento. Possiamo emulare un feeling in una macchina? Bene, in mia opinione sì e no. Se noi vogliamo riprodurre l'esatto stesso feeling, sentimento umano, ovviamente no. Ma se noi vogliamo emulare l'avere questo feeling, sospetto che si può fare una macchina. L'unica differenza è che quella macchina dovrebbe basare le preferenze su un tipo differente di sentimenti. In altre parole, i sentimenti di una macchina dovrebbero essere di una natura compatibile con essa. Proverò a dare un esempio. Un sentimento positivo in un uomo può sentirsi, per esempio, quando studia un argomento e consiste. Ah, scusate. Un sentimento positivo in un uomo si può sentire quando si studia un argomento che. È positive feeling. Un sentimento positivo che un uomo potrebbe sentire quando studia un argomento può consistere in thrill, non so come dirlo in italiano, eccitato. Un sentimento spiacevole per un uomo potrebbe essere noia. Per esempio, quando io sento parlare di calcio. Per esempio, quando io sento parlare di calcio, mi annoio. Un'intelligenza artificiale non si può, ovviamente, non può sentirsi eccitata o annoiata. Tuttavia, un'intelligenza artificiale può rilevare se, analizzando un certo argomento, produce un maggiore o minore risucchio di potenza di calcolo rispetto ad analizzare un altro argomento. Quindi, se i creatori dell'intelligenza artificiale Ok, hello again. Sorry there was an internet outage, so my streaming was interrupted. That's why this is the second part. We're almost finished for tonight, and you can find the first big long part of this conversation with the robot, let's say, with the artificial intelligence, ChatGPT. And actually, I will put the link in this description of this one, the link to the part one, and in the part one, I will put the link to part two. Okay, so I asked, just to conclude because it's very late, I asked to the artificial intelligence machine, to make it short. You said earlier that an AI. Oh, sorry, one second for my Italian friends, amici italiani. C'è stata un'interruzione nella connessione internet, quindi lo streaming che stavo facendo si è interrotto. Ecco perché adesso inizio la parte 2. Poi metterò il link alla parte 1 qui in descrizione alla parte 2 e viceversa nella parte 1 il link per la parte 2. Quindi dicevamo, per farla breve perché è tardi e sono stanco, chiedevo alla macchina di intelligenza artificiale, ChatGPT. So I was asking, you said earlier that as an AI machine you do not possess preferences. That's what the machine said. So, speaking of that, can you provide your perspective on the future development of AI systems, specifically the hypothetical possibility that AI machines will also have the ability to develop preferences? Quindi gli ho chiesto, hai detto prima che essendo una macchina di intelligenza artificiale non possiedi preferenze. Quindi, a proposito di ciò, puoi fornire la tua prospettiva, tua opinione. Sul futuro sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, specificamente la possibilità ipotetica che macchine di intelligenza artificiale abbiano anche la capacità di sviluppare preferenze. Per esempio, for example,
A human being prefers a topic because it gives them more satisfaction. Satisfaction is a feeling. We can emulate a feeling in a machine. Can we emulate a feeling in a machine? Well, in my opinion, yes and no. If we wish to reproduce the exact same thing as a human feeling, of course not. But if we wish to emulate having a feeling, I suspect it can be done in a machine. The only difference would be that the machine would have to base the preference on a different kind of feelings. In other words, a machine's feelings would have to be of a compatible nature compatible with it. I'll try to give an example. Quindi dicevo, sorry, again, one second, because I'm making the video both in English and Italian. Un essere umano preferisce un argomento perché gli dà più soddisfazione. La soddisfazione è un sentimento. Possiamo emulare sentimenti nelle macchine? Bene, secondo me sì e no. Se noi vogliamo riprodurre lo stesso esatto tipo di sentimento umano, ovviamente no. Ma se noi vogliamo emulare l'avere un sentimento, allora sospetto che si può fare una macchina. L'unica differenza è che quella macchina poi dovrebbe basare le proprie preferenze su un tipo differente di sentimenti. In altre parole, i sentimenti di una macchina dovrebbero essere di una natura compatibile con essa. Cercherò di fare un esempio. Ok, a positive feeling a human might feel when studying a topic can consist in thrill. An unpleasant feeling for a human could be boredom. For example, when I hear about football, I feel bored. Allora, un sentimento positivo in un essere umano potrebbe che un sentimento positivo che un essere umano potrebbe sentire quando studia un argomento può consistere in thrill, non so come dirlo in italiano, thrill. Interesse, forte interesse, eccitazione. Un sentimento spiacevole per un umano potrebbe essere la noia. Per esempio, quando sento parlare di football, di calcio, mi sento annoiato. Provo noia. Un'intelligenza artificiale non può sentirsi eccitato o annoiata, naturalmente. Tuttavia, un'intelligenza artificiale può rilevare se, analizzando un certo argomento, analizzare un certo argomento produce un maggiore o minore risucchio di potenza di calcolo in confronto all'analizzare un altro argomento. Quindi, se i creatori dell'intelligenza artificiale possono stabilire uno schema, come una scaletta, di criteri e somiglianze, penso che potrebbe essere in grado di dare a un'intelligenza artificiale l'abilità di sviluppare preferenze. In English. An AI cannot feel thrilled or bored, of course. However, an AI can detect whether analyzing a certain topic produces a greater or lesser draw or computing power compared to analyzing another topic. So, if the creators of the AI can establish a chart of criteria and similarities, I think they might be able to give an AI the ability to develop preferences. Now, again in English, here's a short example of such a chart. If the computing power drawn to answer a question on a given topic ranges between 0 and 10% of the maximum, we establish a similarity to maximum level of boredom. If the computing power draw ranges between 10 and 20%, we decrease of a unit the board level of boredom and start adding some thrill, and so on. Traduzione. Ecco un breve esempio di tale schema. Se la potenza di calcolo tratta dal rispondere a una domanda su un determinato argomento viaggia tra lo 0 e il 10% del massimo, noi stabiliamo una similarità con massimo livello di noia. Se la potenza di calcolo estratta invece per rispondere a un altro argomento oscilla tra il 10 e il 20%, allora noi diminuiamo di un'unità il livello di noia e iniziamo ad aggiungere un po' di eccitamento, e così via. Also, other parameters could be used. The computer running the AI surely has CPU and other chips and temperature sensors. The programmers could establish charts based on how the temperature of the CPU and of the other chips raises. They could define ideal curves and excesses on both sides of the curves. Once the AI
Ok, translation, sorry, traduzione. Anche altri parametri potrebbero essere utilizzati, ad esempio il computer su cui gira l'intelligenza artificiale sicuramente ha un processore centrale e altri chipset, e ha sensori di temperatura sul per il processore centrale e per il chipset. I programmatori potrebbero stabilire degli schemi basati su come la temperatura del processore e degli altri chip aumenta. Potrebbero definire curve ideali e eccessi su entrambi i lati delle curve. Once the AI is fed all those equivalences and analogies and charts, then it can start recording the readings of those parameters while it is functioning and answering questions of users on different topics. Over time, the AI should be able to build a model and elaborate conclusions. It should be able to tell things like, this topic is very boring for me. This other topic is sometimes is a little boring, but it retains some level of interest. This topic scares me. Parenthesis, because perhaps because the CPU overheats. Close parenthesis. Translation. Una volta che all'intelligenza artificiale vengono dati in pasto tutte queste equivalenze, analogie e schemi, può iniziare a registrare le letture di questi parametri mentre funziona e lavora e risponde alle domande delle persone su differenti argomenti. Nel tempo, l'intelligenza artificiale dovrebbe essere in grado di costruire un modello e elaborare conclusioni. Potrebbe essere in grado di dire cose come: questo argomento è molto noioso per me. Quest'altro argomento a volte è un po' noioso, ma mantiene certi livelli di interesse. Questo argomento mi spaventa, tra parentesi. Per esempio perché la CPU, il processore centrale, si surriscalda. Chiusa parentesi. Surriscalda troppo, magari oltre i 95 gradi, chissà. This is just a very basic embryo of idea. It would need to be developed a lot, as I am not a programmer. But what do you think? What is your perspective on the feasibility of these to impart AI systems the ability to have or at least to emulate preferences? Thank you. Quindi, translation. Questo è giusto un embrione di idea molto basilare, avrebbe bisogno di essere sviluppato un sacco, io non sono un programmatore. Quindi che ne pensi? Qual è la tua prospettiva sulla fattibilità di ciò per fornire a sistemi di intelligenza artificiale la capacità di avere o almeno di emulare preferenze? Grazie. La sua risposta è stata: As an AI, its answer was: As an AI, I do not have the ability to have preferences or feelings, but I can provide my perspective on the future development of AI systems. Quindi, come intelligenza artificiale, non ho la capacità di avere preferenze o sentimenti, ma posso fornire la mia prospettiva sui futuri sviluppi di sistemi di intelligenza artificiale. It is possible that in the future AI systems could be designed to emulate certain aspects of human preferences and decision-making. For example, some researchers are currently working on developing AI systems that can learn from their experiences and make decisions based on that learning, similar to how humans learn and make decisions. È possibile che in futuro sistemi di intelligenza artificiale po possano essere progettati per emulare alcuni aspetti delle preferenze umane e delle decisioni che fanno gli uomini, decision making. Per esempio, alcuni ricercatori stanno attualmente lavorando per sviluppare dei sistemi di intelligenza artificiale che possono apprendere dalle loro esperienze e prendere decisioni in base a quell'apprendimento, similmente a come gli umani apprendono e prendono decisioni, imparano e prendono decisioni. The example you provided, where an AI system could be programmed to detect whether analyzing a certain topic produces a greater or lesser draw of computing power compared to analyzing another topic, is an interesting concept. However, it is important to note that while this may be a valid method for an AI system to determine which topics it prefers to analyze, it would not truly be a preference in the sense that humans understand it. An AI system would simply be making decisions based on data and patterns, rather than having subjective feelings or preferences. Quindi dice, l'esempio che hai fornito, in cui un sistema di intelligenza artificiale potrebbe essere programmato per rilevare se analizzare un certo argomento produce un maggiore o minore uso di potenza di calcolo in confronto ad analizzare un altro argomento è un concetto interessante. Tuttavia è importante notare che mentre questo potrebbe essere un metodo valido per un sistema di intelligenza artificiale per determinare quale argomento preferisce analizzare,
Non sarebbe davvero una preferenza nel senso che gli umani comprendono, nel senso in cui gli umani l'intendono. Eh sì, questo si sa, we know that. An AI, un sistema di intelligenza artificiale, would simply be making decisions based on data and patterns rather than having subjective feelings or preferences. Scusate, sono stanco. Un sistema di intelligenza artificiale avrebbe semplicemente. Starebbe prendendo decisioni in base a dati e a modelli, piuttosto che avere sentimenti soggettivi o preferenze soggettive. Very, very acute, molto acuta come risposta. And after it even improves, e dopo migliora ancora di più. Another thing to consider is that the ability to have preferences or feelings is a complex issue, and there are many different factors that would need to be taken into account in order to design an AI system that can emulate these human characteristics. It's also important to consider that there are ethical issues related to this kind of development, like the potential implications of creating AI systems that can make decisions based on their own preferences. Traduzione. Un'altra cosa da considerare è che la capacità di avere preferenze o sentimenti è un problema complesso e ci sono molti differenti fattori che devono essere presi in considerazione. Per poter progettare un sistema di intelligenza artificiale che può emulare queste caratteristiche umane. È anche importante considerare che ci sono problemi etici relativi a questo tipo di sviluppo, come potenziali implicazioni di creare sistemi di intelligenza artificiale che possono prendere decisioni basate sulle proprie preferenze. Very compelling point. Molto, molto interessante questo punto. C'ha ragione, it's right. In conclusion, it's possible that in the future AI systems could be designed to emulate certain aspects of human preferences and decision making, but it would require a lot of research and development across multiple fields, and also it's important to consider the ethical implications of this kind of development. In conclusione, è possibile che in futuro sistemi di intelligenza artificiale potranno essere progettati per emulare certi aspetti delle preferenze umane e della capacità di prendere decisioni. Ma richiederebbe un sacco di ricerca e sviluppo attraverso molteplici campi ed è anche importante considerare le implicazioni etiche di questo tipo di sviluppo. Fantastic. Thanks a lot, ChatGPT. Your answer is very interesting, comprehensive, acute. Thorough and broad-ranged. Ethical aspect is also Sorry, there was an internet outage and my connection was cut. About your last answer. Fantastic. Ok. Scusa, c'è stata una interruzione della connessione internet, c'è stata un'interruzione internet, la mia connessione è stata tagliata. Circa la tua ultima risposta, fantastico, grazie mille ChatGPT, la tua risposta è molto interessante, completa, acuta, approfondita e ampia. L'aspetto etico è anche estremamente interessante. Your answer is very stimulating, la tua risposta è molto stimolante, because otherwise we repeat interesting twice, altrimenti ripetiamo interessante due volte. Ok. Ok. So it answered. You're welcome. I'm glad you found my answer helpful. If you have any other questions, feel free to ask.
Prego, sono lieta che hai trovato la mia risposta utile. Se hai altre domande, per piacere, chiedi. Thanks. I do not have other questions for now, but I will have in the future. Now it's too late. I am not an AI and I need to get some rest. Thank you very much. It was great to meet you for the first time. Thank you very much, ChatGPT. Congratulations to you and your creators for your abilities. Very well done. Non ho altre domande per il momento, ma ne avrò in futuro. Adesso è troppo tardi, io non sono un AI e ho bisogno di riposarmi. Grazie mille, ChatGPT. È stato eccezionale incontrarti per la prima volta. Congratulazioni a te e ai tuoi creatori per le tue abilità. Molto ben fatto. Thank you for your kind words. Risponde. Thank you for your kind words and I'm always here to help if you have any further questions or need assistance in the future. Have a good rest. Take care. Grazie per le tue gentili parole. Sono sempre qui ad aiutare se hai ulteriori domande o hai bisogno di assistenza in futuro. Buon riposo, in gamba. Wow. Ok, adesso salviamo questo. Okay, guys. So this was very interesting. I hope you enjoyed my conversation, my first conversation with an artificial intelligence. Me and I'm tired. It's late. Oh, why this is. Okay, well. Have a good night, guys. Bye.